Adesso Barbara, cambiamo nuovamente argomento perché sono tantissimi, come ogni settimana, i cori che ci scrivono per andarli a trovare, a visitare e comunque conoscerli più da vicino, come abbiamo iniziato ieri. Continuiamo con Lorenzo Valerriani e il coro di Venturini di Tagliacozzo.
Allora, siamo con il dottor Gaetano Blasetti di Tagliacozzo, giustamente ha tenuto a specificare, fratello della compianta Elisa Blasetti, insomma un nome importante, un coro che non dovrà morire mai, artisticamente parlando. Assolutamente, assolutamente non deve morire, per due motivi. Prima di tutto perché cantare è una espressione dell'animo umano. Oggi non si canta più, non si fischia più, vero. Questa è la verità, non c'è più questa libertà, i ragazzi pensano a tutt'altre cose, prima noi fischiavamo quando passeggiavamo per la strada. Segnale di spensieratezza anche, no? Di spensieratezza, sì, sicuramente. Ecco, un ricordo di sua sorella, glielo chiedo perché ovviamente legato all'aspetto artistico, alla sì, creazione di, questo, di questa corale. Ecco, voglio fare una premessa. Luigi Venturini è nato a Tagliacozzo nell'87 ed è morto nel 56 a Pescara. Un personaggio molto singolare, davvero. Ha cantato il popolo tagliacozzano nella sua immediata espressione. E l'agricoltura, la vita nei campi. La vita nei campi, assolutamente. E io mi accorsi, dopo la sua morte, che questa sua produzione, che è stata abbastanza vasta, stava per tramutare alcune cose, sia dal punto di vista dell'aspetto letterario delle certo. poesie, sia dal punto di vista musicale. Allora mi mise in testa che doveva essere salvaguardata questa produzione. La cosa, prima l'ho definito come un personaggio singolare, non conosceva assolutamente la musica e pensi che ha fatto anche una messa a quattro voci. Come avrà fatto io non lo so, perché è molto difficile. A fare volte il genio viene fuori, no? Ecco, lo possiamo dire. Assolutamente, ecco. Assolutamente. E quindi mi misi alla ricerca di qualcosa che potesse davvero salvaguardare la sua opera, ma non trovai niente, perché nelle case, io andavo bussando nelle case, avete qualcosa? Eh sì, c'erano tutti i biglietti che lui come manoscritti li consegnava alle famiglie per poi magari farsi invitare a pranzo, perché era l'ultimo diciamo rampollo di una famiglia benestante che però si era ridotta a mal partito. Ecco, quindi ho ritrovato tutte queste carte e alla fine erano ho delle fatto memorie, lo erano delle dire. Memorie erano delle memorie che poi alla fine ho raccolto. Abbiamo fatto insieme con il coro all'inizio, abbiamo fatto anche una bella pubblicazione. E mia sorella Elisa, ecco, irrompe nella scena. Era appassionata di musica fin dall'infanzia, aveva studiato anche al conservatorio, quindi prende tutto questo materiale, lo rende polifonico. E il coro da allora canta le canzoni di Luigi Venturini in maniera polifonica. Io ho sentito poco fa le prove che stavano facendo, faccio i complimenti alla maestra Tortora perché sta riportando avanti, con grossi sacrifici penso, una tradizione che è quella di Tagliacozzo, quella del canto corale di Luigi Venturini. Con la torta capitegna, l'uva nera mi fa cassà, ma tu unisce
Il suo passaggio, dottore, è stato fondamentale perché qualcuno stava rischiando di dimenticare queste opere. Ha dato il là con la sua idea a sua sorella, sì, che ha messo in campo davvero un progetto importante. Quindi voglio dire, lei è, insomma, forse è l'origine di questa, diciamo, di questa grande avventura, diciamo, no? Sì. Credo ci sia tanto orgoglio nel raccontare non solo la sua scelta, ma anche e soprattutto quella di sua sorella. Ma certamente. Ecco, ricordo solo... Ha un sogno nel cassetto. Il primo lo ha realizzato, nel senso è quello di non aver fatto morire artisticamente la figura di Luigi Venturini. Certo. Ma l'ultimo sogno nel cassetto a livello artistico del dottor Gaetano Blasetti qual è? Cosa si aspetta da questo coro? Ah, dal coro? Ecco, che seguiti a portare avanti questa tradizione. Io dico che c'è tanto lavoro davvero, e me ne rendo conto di quanto sia difficile assemblare dei giovani, oggi dei giovani. È il problema che hanno tutti i cori, eh? E hanno tutti i cori. Giriamo da settimane, anzi mesi, e le devo dire che per tutti c'è questa difficoltà. Andare a generare questo cambio generazionale che poi purtroppo tarda ad arrivare. I giovani attuali pensano ad altro, ecco, bisognerebbe stimolarli un po', partendo forse dalle istituzioni e dalle scuole, dico spesso. Questo è un grosso discorso, davvero un grosso discorso. Si aprirebbero porte, insomma. Di carattere sociologico, ecco, che davvero, esatto, non è bravissimo, possibile portare avanti, perché richiederebbe tanto, tanto, tanto tempo. Ecco, io sono contentissimo, ripeto, c'è... di quello che sta facendo la maestra Tortora, perché davvero è difficile chiamare i giovani, che sono chiamati da altre cose non sempre edificanti. Esatto, sono d'accordo. Noi siamo qui per questo, per non far morire questa tradizione, non solo tagliacozzana ovviamente, per quello che riguarda il coro Venturini, ma di tutti i cori tradizionali, e non solo, perché ultimamente abbiamo ascoltato anche il coro del CAI, dalla sezione dell'Aquila, canti di montagna, cori alpini, insomma. Il percorso è, insomma, abbastanza vasto, e noi non molleremo la presa, dottore, glielo promettiamo questo, glielo promettiamo davvero. Grazie al dottor Gaetano Blasetti per questa testimonianza, e complimenti soprattutto per avere, diciamo, avuto l'idea di non far morire una tradizione importante, ripetiamo, non solo tagliacozzana ma abruzzese e nazionale in generale. Grazie ancora, buon ascolto anche a lei, perché noi ora torniamo in sala, quindi non cambiate canale, restate sintonizzati su Rete 8.